A spiegare che i crateri silvestri non sono dei grandi cesti della spazzatura. Ecco la cartolina dall'Etna, bottiglie di plastica, di vetro, gabbiette di legno, carte, cartoni, mozziconi di sigarette, bicchieri, piatti di plastica e anche qualche rifiuto speciale. Tutta spazzatura che è arrivata fin dentro i crateri spenti, visitati ogni giorno da turisti di tutto il mondo, come questo signore che viene dagli Stati Uniti. Sì, è triste, molto triste. E la gente butta da qui e non è proprio bene. Questo è uno dei crateri silvestri, qua siamo dentro uno dei crateri e questo è quello che la gente è costretta a fotografare. Non la fa più la foto. La foto l'ho fatta però nell'altra parte perché non è bello venire da Verona sull'Etna e vedere l'immondizia. Un attentato al turismo, la piaga delle microdiscariche spiegano dal parco dell'Etna alla vigilia della decisione UNESCO di fare dell'Etna patrimonio dell'umanità. Abbiamo richiesto per questo già l'intervento del prefetto e abbiamo già previsto un incontro con tutti i sindaci nel consiglio del parco insieme anche al corpo forestale per trovare delle soluzioni che debbono essere dei veri e propri deterrenti. Difficile contrastare gli atti di inciviltà, la crisi colpisce tutti i settori e anche quello della sicurezza. Il parco dell'Etna non ha nessun guardiaparco, in pianta organica, dei 70 previsti dalla legge dell'81. 10 gli operatori del corpo forestale e del nucleo operativo che sul lato Etna Sud devono inoltre prevenire gli incendi, controllare il territorio e attivarsi nella ricerca dei dispersi. E intanto dall'altra parte del mondo arrivano queste cartoline.